c'è un po' di rammarico, però poi la pallacanestro è fatta così, alla fine bisogna vincere e noi abbiamo sbagliato troppi tiri liberi innanzitutto con giocatori che di solito fanno canestro, perché uno come Matten non sbaglia 7 tiri liberi nella sua cosa, questa è una cosa importante. E poi abbiamo lasciato quest'estate delle palle regalate in cui loro hanno fatto canestro e tutto, però è stata una partita di alto agonismo, molto bella da vedere, onestamente. Ci è mancato poco, però voglio dire, la pallacanestro è fatta di episodi e noi degli episodi non siamo riusciti a leggere, siamo riusciti a riprenderli insieme un paio di volte una partita finita, però poi ci manca sempre un qualcosa per diventare qualcosa di più, perché poi abbiamo perso un paio di palloni proprio velenosi, questi sono, ci hanno un po' fatto rincorrere su dei canestri da tre, perché voglio dire, abbiamo dovuto fare 4 tiri per arrivare al pareggio, perciò voglio dire, è così, una partita molto agonistica, non ci siamo arrivati e basta. Prego. Ci sono domande? Sì. Coach, col senno di poi, visto come è andata a finire poi la partita, anche i tifosi hanno chiesto a gran voce, magari un atteggiamento che può sembrare di sportivo, quello di prendersi un tecnico per cercare di invertire i fischi degli arbitri. Col senno di poi, non lo so, lei avrebbe lasciato sempre correre così? No, io davanti a questo presuppone che io parlo degli arbitri, ma non ci parlo degli arbitri, perché gli arbitri, come ho parlato, gli arbitri possono aver fatto degli sbagli, noi abbiamo fatto degli sbagli, non entro nel discorso degli arbitri e non mi piace questa cosa qua, non sono la persona che vuol fare questo, cioè, lo faccio, se mi devo lamentare mi lamento come mi sono lamentato, ma non è nel mio modo di essere. E poi gli arbitri fanno parte del gioco come il pallone e la linea laterale, bisogna accettare quello che succede. Ok, sempre riguardo il problema Fari, però mi sono visto, se c'è una costante nelle ultime partite comunque è la gestione dei falli di Nick Moore, cioè c'è sempre un problema nella sua gestione del minutaggio, perché comunque il ragazzo commette un po' troppi falli, spesso esce da 5 falli, anche oggi la sua gestione l'abbiamo vista. Metterlo in campo quando gestiamo l'azione cantata, mentre in difesa avevamo costretto a cambiare sempre il campo. È il ragazzo che si deve ancora capire il metodo arbitrale o è semplice sfortuna? No, anche perché adesso il metodo arbitrale, sono già passati 15 partite e un po' deve imparare a capire com'è. Il problema è che ce lo dobbiamo gestire, perché arriva. Fa sempre così. È logico che poi lui soffre un pochettino di più con questa situazione, quando c'è un cambio deve andare a marcare quelli sotto canestro, allora se ne va anche un po' a cercare davanti a questo, però voglio dire, ormai sono 15 partite e deve imparare a gestire ed essere il nostro playmaker, e deve essere uno che sa come si sta in campo. Grazie mille. Bello.